mamme, papà, gli zii, gli insegnanti, i maestri, benvenuti a voi che siete a casa, ben arrivati, buona domenica, restate con noi perché oggi sarà un programma pieno di cose belle, divertenti, allegre e straordinarie. Allora, per prima cosa vi voglio presentare la banda della Guardia di Finanza, che è composta, qui cioè presente in studio, ci sono 40 elementi, 40 giovanissimi, bellissimi, con una divisa molto bella, ma intanto vi voglio presentare il capitano Fulvio Creux, che invece è già stato fatto maggiore, vero capitano? Sì, recentemente, sono però sto attendendo la nomina ufficiale da parte della Corte dei Conti. E la nuova divisa anche? Sì, certo. Complimenti, intanto. Grazie. Auguri da parte nostra. Grazie. Senta, dunque, questi ragazzi sono stati tutti scelti, cioè hanno frequentato tutti i conservatori nazionali? Sì, hanno anzitutto frequentato il conservatorio e poi hanno dovuto superare un concorso nazionale di fronte a una commissione che è stata tutt'altro che... molto selettiva, sì. Cioè molto esigente. Ma difatti la vostra banda è famosa in tutto il mondo, tra l'altro avete tenuto concerti nella Basilica di Massenzio, poi alla Scala, se non sbaglio, di Milano. La Basilica di Massenzio è una cosa che risale un po' al passato, in anni più recenti, appunto alla Scala, al Teatro dell'Opera, al San Carlo nella scorsa stagione. In tutta Italia. Questi ragazzi sono giovanissimi. Io prima di farveli sentire vorrei un attimo salutare qualcuno di loro. Dunque, vediamo un po'. Questo ragazzo, dunque, lei suona il... Percussioni in genere. Percussioni in genere, come si chiama? Massimo Dalù. Di dov'è? Roma. Roma, deve salutare qualcuno? No, non vi vedete, non vedete. Non ce la fate a seguirci un po', no? Niente, m'avete perso? Qua? Dove? lei chi è? Francesco Re Davide. Francesco Re Davide, di dov'è? Rutigliano, provincia di Bari. Vogliamo salutare mamma, papà, a casa? Voglio salutare i genitori, i nonni, i parenti, diciamo, tutti gli amici, ciao. Ciao, un po' un saluto da tutti, io mi riavvicino al... e vediamo un po'... Com'è il suo nome? Io mi chiamo Vincenzo Ricci. Quanti anni ha? 26. E di dov'è? Di Casape. Di? Casape. Dov'è? Un paese in provincia di Roma. Di Roma. Allora, due romani, una... Benissimo. Vi devo dire che il capitano, il maggiore, capitano per il momento, è compositore, no? Ha composto marce, musiche. Musica sinfonica e chiaramente anche delle marce, fra cui una che fra poco faremo ascoltare. E si chiama? Che è intitolata Marescialla proprio in quanto è dedicato a questo grado così importante nella vita di tutti i corpi militari, quello appunto del maresciallo. Ecco. Proprio per questo motivo, anziché impugnare io la bacchetta, volentieri l'ho ceduta proprio a un rappresentante di questa categoria. Al maresciallo Francesco Maiucci. Francesco Maiucci che dirigerà lui questo brano, sì. Ma voi siete quei finanzieri che quando arrivano in un ufficio, in una ditta, una cosa, spaventate tutti o no? La risposta è facile, perché anzitutto noi apparteniamo allo stesso corpo, anche se non siamo addetti a quel servizio. Poi se le persone si spaventano, la causa è loro. Avranno dei motivi, chiaramente, no? Voi fate il vostro dovere, giustamente. Ma io l'ho detto così per fare un sorriso su questa cosa che per molti italiani è tragica, insomma, no? Allora, bene, e adesso ascoltiamo la banda della finanza che esegue la marescialla, è così? Composta dal capitano Fulvio Creux e diretta dal maresciallo? Francesco Maiucci. Francesco, maresciallo, a lei. E noi ci allontaniamo? Thank you.
ringraziando qui che gentilmente sono intervenuti la banda della finanza, vi ringraziamo moltissimo, vi auguriamo una buona domenica a voi e alle vostre famiglie, grazie. E intanto che ci accomiatiamo, vi mandiamo la nostra sigla, eccola.